innovazione, perché comunque noi dobbiamo anche porci il problema che i musei, il patrimonio della città, ci deve essere attrattivo, non c'è verso. Noi non possiamo immaginare una città museo, cioè statica. Noi dobbiamo immaginare che una città cresce, valorizza, promuove, si occupa anche però di ripensare parte dei percorsi e della sua funzione. Motivo per il quale uno dei progetti che vogliamo studiare nel 2016 e realizzare già nel 2017, ad esempio, è il rifacimento completo della caffetteria del guscio di Palazzo Tempio. È terribile, scusate se lo dico in grande sintesi, ma questa è la verità, non ha la capacità di interattezzare nessuno. È un bar di quartiere dentro Palazzo Tempio, non ha nessun senso l'intervento. Per cui anche lì stiamo ragionando su come creare uno spazio interessante per i giovani, dove i giovani eventuali possono andare tutte le sere, non solo per i servizi che può offrire, ma per le occasioni anche culturali di crescita che può determinare. Il centro Tessa è uno dei soggetti cardine di questo programma del 2016. Si partirà a fine marzo con una mostra che vogliamo chiamare un omaggio a Mantova, perché davvero un omaggio a Mantova, ossia dopo tanti anni, mi dicono più di 20, io non sono sinceramente, non sono andato a ricercare la data precisa, ma tornare a disporre le collezioni dell'800 e 900 mantovani, che sono chiuse i visibili mantovani del centro Tè, e stiamo cercando anche con il locale di far esporre una parte della collezione statuale che non è esposta al locale. Questo è un modo, io sono convinto di questo, anche per dire che Mantovani conosciamo tutte le nostre storie, ma anche la forza di questa della produzione culturale di questo territorio, che non è semplicemente legata, naturalmente lo è, studio romano, Mantegna, ma in realtà c'è una produzione culturale importantissima come centro della città, che però ormai la mia generazione, forse anche